La Sicilia ha accolto alla 58esima Monte Erice il primo dei rush finali del campionato italiano velocità montagna, che ha emesso importanti verdetti tricolori incoronando i primi campioni del 2016. Lo ha fatto nell'impareggiabile cornice del panorama che si può ammirare da uno dei percorsi più affascinanti d'Italia. L'appuntamento trapanese del tricolore montagna ha richiamato nel caratteristico borgo medievale e sullo spettacolare e difficile tracciato migliaia di spettatori sin dalla giornata di prove. Una vittoria del territorio, come l'hanno definita organizzatori e amministratori locali. Va dato merito ad ACI, allo staff, condiviso con l'amministrazione comunale, di aver scelto una stagione, un periodo temporale che ha garantito un straordinario successo di pubblico e, consentitemi, soprattutto ha garantito anche, credo, il più alto numero di protagonisti, di piloti, diciamo, in gara. Dunque, grazie invece ad ACI, la città è a disposizione, il territorio è a disposizione, si può fare di più e meglio. Se qualcosa è andato storto, la colpa è del sindaco, il merito va ad ACI, ai piloti e al pubblico. Grazie a tutti. Voglio dire che oggi ha vinto questo territorio, ha vinto la gente, hanno vinto i piloti che ci hanno permesso di fare questa magnifica manifestazione. Grazie sempre. E questo sarà ancora il monito che avremo discussione con tutti i sindaci per vedere di dare altre manifestazioni, altri dati per fare crescere questo territorio. Simone Fagioli su Norma M20FC con il motore Zytec e gomme Pirelli ha vinto gara 2 e la classifica generale della 58esima Monte Erice ed è campione italiano velocità montagna 2016 assoluto. Domenico Scola su Osella FA30 Zytec con gomme Avon ha vinto gara 1 firmando il nuovo record sui 5.730 metri del tracciato ericino in 2.53.70, infrangendo quello del 2011 di 2.57.24 appartenente a Fagioli. Il giovanissimo cosentino della Ionia Corse ha anche rinsaldato la leadership nel gruppo della monoposto E2SS. Proprio Fagioli si è portato a soli 3 millesimi di secondo dal record ed ha agguantato il successo generale per 78 centesimi di secondo in totale. Con il successo al decimo round di campionato italiano velocità montagna, il pluricampione fiorentino della Best Lap si cuce sulla tuta il 12° scudetto che aggiunge all'ottavo europeo conquistato solo una settimana prima. Terzo sul podio di Erice in piena rimonta il sardo della scuderia CST Sport Omar Magliona, anche lui su Norma M20FC Zytec, con cui rinforza la piazza d'onore in gruppo delle Biposto E2SC. Ma guarda, sono contento, felice perché i campionati sono sempre difficili da portare al termine, anche emozionato perché sembra tutto facile, ma dietro c'è sempre un grande team, una grande squadra, abbiamo lavorato tutti bene e abbiamo combattuto con tutti a partire da Domenico che è venuto fuori fortissimo, da Cristian, Magliona, Cubei, da tutti, quindi il campionato è stato bellissimo, portato al termine vincendolo, quindi sono più che soddisfatto, un ringraziamento di cuore a tutti, anche alla mia famiglia che mi ha supportato in 20 gare quest'anno. Beh sì, poi soprattutto battendo piloti del calibro di Simone e facendolo in gare guidate che diciamo che rispecchiano le mie caratteristiche, quindi sono doppiamente contento e faccio complimenti a Simone sia per l'ennesimo titolo italiano che per la vittoria. È stato un bel duello, è bello fare gare del genere con persone del genere, questo è il bello di questo sport. Il pugliese Lucio Perugini è campione italiano gruppo GT, al foggiano portacolori AB Motorsport, al volante della sempre ammirata Ferrari 458 in versione GT3 preparata dalla AF Corse Team Satellite del cavallino che ha creduto dal primo momento nell'impresa e nelle doti del pilota che aveva finora corso con altre vetture.
A Perugini è bastata l'affermazione piena in gara 1, ha fatto un grande en plein vincendo tutti e sette i round tricolori ai quali ha preso parte nel suo primo CVM. Purtroppo un ritardo in allineamento in gara 2 ne ha compromesso il via ed il successo pieno nella generale. Campione italiano di gruppo N è Rudy Bicciato, l'altoatesino della scuderia Mendola, che ha vinto il suo ennesimo scudetto sulla inseparabile e sempre prestante Mitsubishi Lancer Evo, anche se il driver chiede di più innanzitutto a se stesso. Ancora una straordinaria prova di carattere per il catanese Domenico Cubeda, primo siciliano al traguardo, che sulla Osella PA 2000 Honda ha attaccato e rimontato con decisione in gara 1 e ha chiuso sotto al podio la classifica generale e terzo in quella di E2SC, guadagnando punti preziosi per la classe. È una gara cruciale perché incominciamo ad essere alla fine del campionato, questa è la terz'ultima, quindi i conti devono tornare a pettine. Un weekend abbastanza duro, anche perché ieri è incominciata benissimo con le prove, stamattina ho avuto gara 1 un po' in difficoltà, mi sono ripreso in gara 2, ho vinto la classe, sono contentissimo. Certo, in aria non c'è una bella aria onestamente, perché naturalmente non nascondo il mio disappunto per delle norme poco chiare, per chi deve farle rispettare e chi deve rispettare praticamente. Chi vuole capire capisce, mi dispiace, però io sono contento e saluto gli appassionati e tutta la gente che è qui, che mi segue. Quinta piazza generale per il pilota di casa Vincenzo Conticelli, per il quale l'esperienza sul tracciato e al volante della Osella PA 30 Zytec ha certamente fatto la differenza. Sesta piazza generale dopo un ottimo terzo posto in gara 1 per il giovane Michele Fattorini su Osella PA 2000 Honda. Pronto a saltare in vetta al gruppo GT con un ottimo assolo in gara 2 il siracusano Ignazio Cannavò sulla ammirata Lamborghini Gallardo in versione GT3, anche se talvolta un po' capricciosa. Nuovo affondo di Manuel Dondi con la Fiat X19 in gruppo E1 e 2SH. Il driver e preparatore bolognese ha ancora una volta vinto al suo esordio in una gara con la perfetta vettura in versione Silhouette, per la quale sono bastate le regolazioni seguite alle prove per diventare imprendibile per la concorrenza. Secondo tempo per Enrico Bettera, il Peace Card bresciano tornato ad Erice con la bella Renault Megane Trophy, curata dal AC Racing, questa volta in modo più deciso. Ottima terza piazza, prima nel solo gruppo E1 per il rallista di casa Bartolomeo Mistretta, anche lui CST, con la Peugeot 207 Super 2000 in versione rally. Sotto al podio della categoria accorpata e secondo in E1 il Maidomo Cosentino della Cubeda Corse Giuseppe Aragona su Peugeot 106, che oltre al podio di gruppo ha ottenuto due affermazioni in classe 1006, allungando le mani sulla Coppa Tricolore. Il campionato italiano energie alternative, animato dalle scattanti Kia Venga alimentate a GPL ed equipaggiate con KERS di preparazione BRC, ha registrato un doppio successo del rallista abruzzese Francesco De Iulis, a cui è stata d'aiuto la guida da rally sull'insedioso tracciato trapanese, malgrado qualche noia di troppo al cambio. Con due secondi posti ha rafforzato la leadership della Green Hybrid Cup il fasanese Nicola Gonnella davanti all'ascolano Pasqualino Amodeo, tutti alla prima volta ad Erice. Salvatore D'Amico su Renault Nucleo di classe 2000 ha vinto gara 1 e la classifica generale di gruppo A, ma in gara 2 è arrivato il contrattacco di Gabriella Pedroni sulla Mitsubishi Lancer. La Lady Trentina, che mancava dal 2004 ad Erice, si è ripresa immediatamente la leadership tricolore dopo lo stop forzato in gara 1 per il cedimento di un semiasse al via. Rimane aperto ed appassionante il gruppo Racing Start RSTB, dove si è registrato un doppio successo del pugliese Giacomo Liuzzi, il portacolore della Fasano Corse sempre più incisivo con la Mini John Cooper Works del AC Racing, con cui ora punta al tricolore.
Problemi elettronici hanno rallentato il pugliese Ivan Pezzolla su Mini John Cooper Works, che ha guadagnato punti importanti con il secondo posto, malgrado lo stop in prova. In RS, tra le vetture con motore aspirato, il doppio successo avvicina il reattino Antonio Scappa su Renault New Clio al suo terzo tricolore, ma i continui ed incalzanti assalti del salernitano Giovanni Loffredo, due volte secondo al suo esordio ad Erice su Honda Civic Type R, prolungano il bel testa a testa. Ancora un affondo di Rachele Sommaschini su Mini John Cooper Works in gara 1 e poi la decisa risposta del pescarese Giuliano Pirocco su Honda Civic Type R in gara 2 con vittoria nella classifica generale in Racing Start Plus. Si mantiene avvincente il campionato italiano le bicilindriche con la disputa di vertice tutta catanzarese e tra Fiat 500, dove ha vinto Domenico Morabito precedendo Antonio Ferragina, mentre il leader Angelo Mercuri ha dovuto fronteggiare un assetto un po' troppo capriccioso, chiudendo terzo gara 1 e fermo nella seconda, lasciando la terza piazza all'esperto pistard siciliano di Sciacca Calogero Carlino su Fiat 126. Tra le auto storiche in gara per il campionato siciliano salita, successo del palermitano Ciro Barbaccia su Stenger Equipe di quarto raggruppamento. Durante le verifiche della gara trapanese si è svolta per la prima volta in una salita una simulazione di intervento di un Extrication Team AC Sport su una vettura turismo ed una Sport prototipo. In entrambi i casi l'intervento è stato compiuto ben al di sotto dei tempi massimi previsti.